Pari e patta tra Vasto Girardi e Porto Sant'Elpidio sul neutro di Trivento, gol ed emozioni. È il rettangolo di gioco del Comunale di Trivento ad ospitare in un pomeriggio assolato la prima casalinga del Vasto Girardi, ma ingresso vietato ai tifosi contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, locali in completo blu. Marchigiani con la casacca bianca da trasferta, dirige il romano Di Mario della sezione di Ciampino. Svolta già dopo due giri di lancette, strappo per linee centrali di guida. Assist al bacio per Camarà, largo a sinistra. Il centravanti di colore non lascia scampo a Faini. Vasto Girardi in vantaggio 1-0. Dalla punizione calciata da Capitan Miccoli, stacca in area Zira, si oppone in angolo con la sagoma il portiere di casa Guerra. Tredicesimo, ripartenza dei molisani sull'asse Camarà-Mercai. Faini è determinante nel chiudere lo specchio della porta ed evitare il secondo dispiacere per i suoi. Vasto Girardi ad un soffio dal 2-0. Il tecnico di casa, Fabio Prosperi, chiama sempre i suoi a pressare alto gli avversari. L'Atletico è in difficoltà quando deve iniziare il gioco dal basso. Si rivedono i marchigiani al minuto 19. È debole la schiacciata di testa della punta Zira dinanzi a Guerra. I ritmi sono molto alti su entrambi i fronti, gialloblu sempre arrembanti negli ultimi 30 metri. Mercai e Camarà sono spine nel fianco della retroguardia adriatica. Trentesimo, pareggio inaspettato degli ospiti. Miccoli da calcio piazzato trova la testa del difensore centrale Alifi. Guerra non accenna all'uscita e per il numero 5 è un gioco da ragazzi a guantare l'1-1. Ancora al tiro, Camarà su invito del solito Mercai al 37esimo. Il destro a giro sorprende il portiere Faini, ma esce fuori di un niente. Pari e patta al termine dei primi 45 minuti. Ripresa dopo tre giri, gli ospiti si fanno sorprendere. Mercai sceglie la soluzione personale, pur affiancato sui lati da Camarà e Guida. I molisani ricominciano a testa bassa e trovano il nuovo vantaggio al quinto. Guida scodella da fondo campo, indisturbato l'esterno. Mancino Gentile indirizza al volo sul palo più lontano. Vasto Girardi 2, Porto Sant'Elpidio 1. Ruggeri apre largo per Bruni, numero 7, entra in area e poggia all'indietro per Pesce. Il piattone di destro non trova la porta, la squadra di Omiccioli corre un serio rischio. Primi cambi tra la formazione viaggiante, Sosa e Manari per Sparaciari e Cesetti. Prosperi risponde con l'orefice per l'infortunato Pesce. Non succede nulla fino al minuto 28. Apertura ampia di Manari per i centravanti, ospite Zira si oppone in due tempi, l'estremo Guerra sul suo palo. I marchigiani spingono al massimo per raggiungere la parità, ma si espongono alle ripartenze dei locali. Mister Omiccioli ordina ai biancoazzurri il 3-4-3 per avere più spinta offensiva. Prosperi si cautela e richiama Guida in panchina per un difensore in più, Minchillo. Al terzo di recupero, Manari imbecca in mezzo all'area Zira, che di testa tra due avversari non perdona e gonfia la rete. 2-2 il finale sui titoli di coda.